L'estate nelle periferie della città, il nostro viaggio parte da Pirri, bambini e ragazzi accolti nella grande struttura Ex-Me. L'estate, lo sappiamo, è tempo di vacanze, ma in tanti restano in città e ci sono quartieri periferici dove si pensa a iniziative per le famiglie e i bambini. Sentiamo Giorgio Iacoboni. La periferia più grande della Sardegna è a Cagliari. Pirri, l'unica municipalità dell'isola, quasi 30.000 abitanti che vivono a 10 km dal mare. Gli anziani si ritrovano per una passeggiata serale all'ex vetreria o ai portici e i ragazzi si ritrovano all'Ex-Me, uno spazio gestito dalla Fondazione Domus dell'Una, che si finanzia esclusivamente con soldi elargiti da alcune fondazioni straniere che credono nel progetto del centro sociale. Siamo qua tutte le mattine con la piscina è un grande successo ma funziona sempre come al solito il torneo di biliardino. Il pomeriggio, anzi invito tutti, oggi pomeriggio c'è la finale di uno dei trofei che facciamo di calcetto, c'è la zumba, una zumba un po' nostrana fatta in casa con le ragazze tutti quanti i pomeriggi. Insomma di attività ce ne sono tante, con gli amici di Codice Segreto la mattina, il pomeriggio. Tutte le attività sono completamente gratuite e a quelle ludiche si affiancano quelle di supporto allo studio. I ragazzi sono aiutati a fare i compiti e a colmare eventuali lacune sul programma scolastico. La porta dell'Ex-Me è aperta a tutti. Io mi occupo del progetto estivo dedicato alle abilità diverse e all'Ex-Me per un'estate speciale.